Finalmente possiamo dirlo, riapre la Pinacoteca Civica e mancava veramente alla città, questo luogo. Dopo 2 anni ovviamente è soddisfatto l'assessore alla cultura Luigi Ponziani. Sì, sono soddisfatto, anche se naturalmente questo è un semplice primo passo rispetto alla situazione di difficoltà che complessivamente tutti quanti gli istituti culturali e scientifici della nostra città, il Museo archeologico, appunto la Pinacoteca, l'Arca, i siti archeologici della nostra città hanno sofferto in questi ultimi anni. Però mi sembrava giusto fare tutto quanto un primo importante sforzo in direzione almeno della Pinacoteca Civica, che essendo stata chiusa da circa 2 anni, era quella che consentiva, anche per le difficoltà invece molto più complicate, molto più complesse che riguardano il Museo archeologico, di poter essere affrontato appunto questo problema e giungere almeno alla riapertura, se non se non totale, alla riapertura della Pinacoteca e a un suo riallestimento, se non totale, largamente parziale, che però consentisse appunto la fruibilità del nostro patrimonio d'arte. Ora, 2 anni sono tanti, ma non è soltanto il problema dei 2 anni, è il problema che la città veniva deprivata di quelli che sono gli elementi fondanti della sua identità civile e culturale. Allora, riaprire la Pinacoteca Civica, darne una nuova lettura allestitiva, come ha fatto magistralmente il professor Stefano Papetti, significa anche così, rendere possibile un nuovo inizio che ha a che fare naturalmente con un'attività di approfondimento critico, di laboratorio, di restauro, di nuova attenzione civile che noi speriamo di poter suscitare nei nostri concittadini. Il sindaco ha anche parlato a questo punto, perché no, riproporre la città di Teramo come candidata, insomma, a capitale della cultura. Ora sì. Non basta riaprire soltanto la Pinacoteca Civica, è necessario fare uno sforzo più compiuto nei confronti di tutti quanti i nostri istituti museali, a partire dal Museo archeologico, valorizzare il nostro patrimonio archeologico C'è soprattutto. anche bisogno per gestire dei musei di personale, in questo momento non c'è tantissimo personale, possiamo dirlo. No, è assolutamente insufficiente il personale che attualmente abbiamo a disposizione, davvero la difficoltà di tenere aperto anche quel poco che fino a questo momento funzionava all'interno della nostra città è diventato un problema quasi insormontabile. Però già fin da adesso, con l'ultima variazione di bilancio, il Comune, la nostra amministrazione ha già predisposto una posta adeguata perché fin dai primissimi mesi del 2019 possiamo esternalizzare i servizi aggiuntivi museali e da questo punto di vista abbiamo buone possibilità e prospettive perché finalmente il complesso dei siti archeologici della Pinacoteca e anche dell'Arca siano messi in condizioni di funzionare. Tuttavia, al di là del personale strettamente di vigilanza, di guardiania, di accoglienza necessario, evidentemente c'è bisogno anche di professionalità alte. L'abbiamo già dimostrato utilizzando le competenze del professor Papetti per il riallestimento della Pinacoteca Civica, lo faremo a maggior ragione per quanto riguarda l'attività progettuale e programmatoria per quanto riguarda l'Arca, mettendo in campo appunto delle competenze che sotto il profilo scientifico diano il massimo della garanzia. E da questo punto di vista la progettualità che ne deriverà sarà insieme a ciò che il territorio potrà offrirci dal punto di vista della proposta artistica, un momento, un'opportunità, un'occasione da mettere in positivo e in sinergia. Questo è quello che abbiamo intenzione di fare. Il Comune, tra l'altro, insomma, per le annualità 2019-2020 darà 65.000 euro, insomma 80.000 euro, in totale, insomma, una bella cifra. Sì, per quanto riguarda appunto i servizi aggiuntivi museali, queste sono le cifre che già abbiamo predisposto sia per il bilancio, sia per il 2019 sia per il 2020. E quindi questo ci consente fin da subito di mettere mano alla necessaria come dire, utilizzazione, fruibilità dei nostri siti. Naturalmente partiamo anche qui, ripeto, partiamo dalla Pinacoteca, dall'ipogeo dove è stato allestito il Presepe Monumentale di Castelli, dal Presepe Monumentale di Castelli verremo questa sera, venerdì 21 di dicembre, a inaugurare la Pinacoteca Civica, e saranno
È un percorso che non è soltanto, come dire, fisico, ma è un percorso anche mentale, ideale, per cui dà il presepe moderno degli anni 60 che ci viene dalla grande tradizione della maiolica, della ceramica castellana. Verremo a visitare e riaprire le nostre collezioni, vedremo altre Madonne, vedremo altre Natività, ma all'interno di questo percorso che è insieme artistico, ma anche ideale, che credo sia congeniale anche al clima bello natalizio che stiamo vivendo. Sapendo però che la Pinacoteca Civica non finirà e non chiuderà i suoi battenti all'indomani delle festività natalizie, che poi sono importanti, e non finirà e non abbasserà le proprie luci all'indomani del 6 di gennaio, perché avremo finalmente una struttura museale nuovamente aperta, Dal fruibile. lunedì al sabato, Dal ricordiamo. lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 tutti i giorni, e dalle 15 alle 18 il martedì e il giovedì. È un ampio orario che consentirà a tutti quanti di avere l'agio, soprattutto in questo periodo di fine anno, di festività di fine anno, di tornare a godere del nostro patrimonio così troppo a lungo disatteso nelle sue possibilità e capacità informative e di accrescimento culturale per i cittadini teramani, per coloro che a Teramo vorranno come dire, godere di questa opportunità.